Lo so, raga, la fame è una brutta bestia. Hai mai avuto una bruttissima rottura per una stimissima per chi li ha... Si è fermato tutto, no? Lo sentite? È proprio lui. È il camioncinetto dell'ama. Sente che è il momento di pulire qua sotto. Perché lo sa! Lo sa! Che sto facendo un video e che ho i minuti contati! Salve! Buongiorno, buon lunedì e buon inizio settimana! Dunque, oggi ho deciso di fare questo video tag che hanno fatto tipo tutte e quindi ho detto perché io no, famolo! Vi chiedo perdono per la ricrescita, però vi giuro queste settimane non c'ho il tempo di fare una minchia, però adesso vi prometto che il video prossimo sarà decente. Bene, siccome sono una miriade di domande, cominciamo a rispondere subito. Che cosa indossi in questo momento? Chiama il numero in sovraimpressione, bambolino, per avere ogni dettaglio piccante. Ma che cos'è, una chatline erotica? Tiè, mi vedi come sono vestita, no? Sei mai stata innamorata? Ebbene sì, mi è successo anche questo. Lo so. Hai mai avuto una bruttissima rottura per la fine di una storia d'amore? Due. Sì. Una finiva con lui che mi strillava le parolacce in testa. L'altra finiva con me che gli strillavo le parolacce in testa. Quanto sei alta? 1,60 m circa. 61, 62. Quanto pesi? 54. Hai tatuaggi? Può darsi. Può darsi. Hai piercing? Ma cioè può darsi anche quello, perché io qui ho due buchi e so che ci dovrebbero essere gli orecchini, però ci ho messo i piercing perché mi piace così. Telefilm preferito? Vabbè, ormai lo sapete, in questo momento Hannibal. La storia di Hannibal Lecter, ispirata al libro Red Dragon, con Matt Mikkelsen, Laurence Fishburne e Hugh Dancy. Vedetelo se vi piacciono i thriller perché non ve ne pentirete. Band preferita? Non saprei, cioè, band preferita è una domanda, una cifra adolescenziale. Fase della vita che ho superato da almeno un decennio. Quindi, vuoi sapere la mia band quando ero adolescente? Allora tipo le Spice Girls. Sì, sì, una cifra. La mia preferita era Jerry. Ginger Power. Qualcosa che ti manca? È un po' generica come domanda. In che ambito? Cioè, dico, a parte la sanità mentale, no? In generale nella vita? I soldi. I big money. Che brutta persona che sono, eh? Succube del dio denaro. Più barato per tutti. Canzone preferita? Ma è evidente! La mia occasione da Frozen, che ho cantato con Alberto. Ciao! Ed è facile adesso che io so che occasione. Big money. No, dai, che ne so. Non si può avere una sola canzone preferita per sempre. Ti posso dire una canzone che ascolto spesso in questo momento? Ma lascia il tempo che trova, perché tanto tra qualche giorno mi sarò stufata e ne amerò un'altra. Ma non per questo mi sarò dimenticata quella di prima. Dovete sapere che questa chitarra, purtroppo, poverina, non è una buona chitarra. E quindi suona un po' di merda. A parte io che la faccio suonare di merda, ovviamente. Non dimenticare le mie parole. E bimba, tu non sai cos'è l'amore. Oppure, questa la trovo veramente inquietante. I know. La 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 la. But tonight you belong to me. Inquietantissima questa canzone. Infatti è tipo parte della colonna sonora di American Horror Story. E io non so un c***o delle parole. Che ne so, canzoni alla radio? Degli stadio? Quella che fa coi dati ci stanno giocando le stelle. È la più bella di tutte. È una canzone d'amore. Quanti anni hai? 26. Dice ancora Safa, cretina su YouTube. Eh sì, eh. Segno zodiacale? Bilancia, ascendente sagittario. Aria e fuoco. Immaginate il risultato. Che cosa cerchi in un partner? Ok, se la prima domanda sembrava fatta da un abbonato a una chatline erotica, diciamolo, le ultime tre sembrano quelle dell'iscrizione a un sito di incontri. Cosa cerco? Cosa cerco? Cerco il big money. No dai, scherzo, non è vero. Sono troppo desiderosa della mia indipendenza per passare da casa di mio padre a casa di un altro padre. Camminare con le mie zampette di pollo prima di tutto.
Sì, ma comunque sto andando fuori tema. Sapete che c'è? Che questa è proprio una domanda inutile. Perché tanto, se stili una lista di quello che vuoi o non vuoi da una relazione, stai sicuro che ti prenderai una sbandata per una persona che non ha niente a che vedere con quella lista. Fidete. La tua massima preferita? Allora mo ve la faccio sentire, la mia massima preferita. Non so se molti di voi sanno che in questi giorni sto in scena con uno spettacolo che si chiama Nessuno, scritto da Massimiliano Bruno. Il regista della compagnia con cui sto facendo questo spettacolo ci dice sempre una cosa troppo caruccia prima della scena: le perle di Danielone, con l'accompagnamento di Lisa, che è una delle attrici del cast, nonché la ragazza proprietaria dei leggings che mi avete visto fotografare su Instagram qualche giorno fa, dove c'era tipo la mia faccia. Ciao Violetta, tutto a posto? Già sei riposata? Sei stanca? T'a posto? Senti, te volevo dire che domani c'è sta la critica a teatro, quindi fai la brava, vedi che puoi fare. Oh, mi raccomando, eh. Hai capito? Tocca fargli mangi a vedere caga bicchiere a quei bastardi che pagano il biglietto. Bastardi! Vabbè, no. Ah, ciao. Marta. Avete capito, regà? Quando vi dovete fomentare, pensate sempre questo. Famogli mangi a vedere caga bicchieri. Il tuo attore preferito? Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, quanto è bravo, quanto è bello. Però anche Mads Mikkelsen è abbastanza un mostro. Stimissima per Cillian Murphy. Vabbè, ce ne sono dei bravi, non mi fate ste domande che poi comincio e non finisco più. Colore preferito? Il verde. Ma tantissimi già lo sanno. Dove vai quando sei triste? Ma che domanda è, scusate? Se sperate che risponda: in spiaggia, sulla collinetta de sabbia solitaria, chiomata de macchia mediterranea, con la brezza che mi sconvolge i capelli, al tramonto, davanti a un mare freddo e malinconico. Beh, state a sbagliare. Ma dove volete che vada? Al bagno, a piagne sulla tazza. Però fidatevi che essere tristi non serve veramente a niente. È solo una gran perdita di tempo. E noi non abbiamo tempo da perdere, vero? Quanto ci metti a farti la doccia? Ma tipo un botto. Perché mi lavo bene? No, perché è troppo rilassante cantare tipo sottovoce in mezzo al vapore della doccia, stare tipo a mollo nell'acqua calduccia, asciugarsi i capelli col phon, asciugarsi la faccia. Quanto ci metti a prepararti la mattina? Tipo se devo fare la doccia 2 ore. Sicure. Se l'ho già fatta la mattina e tipo esco nel pomeriggio, un'oretta, diciamo, sì. Dice tutto sto tempo per sti risultati. Beh, voglio bene pure io. Sei mai finita in una rissa? No, non mi sono ancora zuffata con nessuno. Sì, lo so, sembra che in realtà io abbia fatto a botte, perché ho una scena molto cruenta sul palco e ogni sera ci massacriamo abbastanza. Non vi faccio vedere in che stato stanno le ginocchia. Ma io sono una non violetta, cioè una non violenta. La violenza mi fa davvero orrore. Orrore sempre e comunque. Ora votatemi, votatemi, ci conto. Più big money per tutti. L'ultima cosa che ti ha fatto piangere? Che presa male! Cioè, personalmente le cose che mi feriscono di più al mondo sono tipo le parole di qualcuno a cui tieni. Un amico, un familiare, un compagno. Anche un estraneo se ti colpisce nel punto giusto. Se qualcuno vi ferisce così, pensate che anche se involontariamente, anche a voi sarà capitato di ferire qualcuno senza rendervene conto con le parole. E poi che quella persona è più ferita di voi. Tutti attacchiamo per difesa. L'ultima volta che hai detto ti amo? Madonna, ste domande però! Tanti, ma tanti anni fa. Sei una persona triste. Non è vero. È che per me è una cosa importante. Non lo posso dire a tutti. Il significato del tuo nome su YouTube è il nome mio, regà. Più rocks, che vuol dire spacca. Triste, vero? Anda. L'ultima persona con cui hai parlato? Il mio prode fratello. Savasci de casa, ho salutato. Ciao. Cibo preferito? Mi piace. La cucina indiana? Una cifra. La cucina giapponese? Una cifra. E la cucina greca? Una cifra. Vabbè, raga, io mangio tutto, so veramente una buona forchetta. Il mio regno per il cibo. Datemi del cibo e conquisterò il mondo. L'ultima volta che ti hanno insultato? Ma sicuramente anche in questo momento. Gli insulti migliori devono essere quelli che non senti, perché te li fanno alle spalle. Devono essere delle robe proprio colorite. Ma a volte è così anche per i complimenti, però. L'ultimo posto in cui sei stata? Ieri sera, il teatro in cui sto facendo spettacolo. Oh mio Dio! Devo andare. Che strumento suoni? Ma suonare è una parola molto estrema. Diciamo che faccio finta di pigiare e pizzicare le corde della chitarra, ma molto finta. Pezzo preferito di gioielleria? Sì, vabbè, colazione da Tiffany. Riga, non me ne frega niente di queste cose. Figurati, ho una passione sfrenata per i monili di legno, tipo di osso, di metallo, grezzo. Pezzo di gioielleria preferito? L'ultima canzone che hai cantato? Quella di prima, no? Io vi saluto, spero che vi siate divertiti. Mi raccomando, fate i bravi, fatemi tanta merda, perché sto in scena fino all'11 di maggio. Scrivetemi le vostre risposte più divertenti a queste domande. E pregate per me.